Questo lo crediamo con tutto il cuore perché Dio l'ha detto, per questo è vero e per questo sarà così. Quando il Signore dice io vado a prepararvi un luogo e poi ritornerò per accogliervi presso di me affinché siate dove sono io, allora è sì e amen. Allora è vero e ne siamo felici. Ma Paolo scrive agli ebrei che anche i santi dell'Antico Testamento non potevano essere resi perfetti senza di noi. Così anche noi dobbiamo aspettare che tutti coloro che Dio ha eletto siano chiamati fuori e che tutto raggiunga il suo apice, la sua conclusione e il suo compimento. Insieme ad Abramo, Isacco e Giacobbe, a tutti gli uomini di Dio, a tutti i figli di Dio e a tutto il cielo, allora loderemo e glorificheremo il Signore. Quanto possiamo essere grati per la rivelazione della Sua parola e della Sua volontà. Credo che la Sua parola stia diventando sempre più preziosa per noi. Anch'io la penso così. E voi sapete che da anni ci immergiamo nella parola. Ci siamo anche resi conto che spesso abbiamo tradotto i sermoni e improvvisamente molte cose sono diventate completamente nuove per noi, sono diventate grandiose per noi. Abbiamo visto di nuovo i collegamenti del Consiglio di salvezza del nostro Dio. Anche di questo siamo grati dal profondo del cuore. Quando è stato proposto il coro, Questo è il giorno, mi è venuta in mente la parola di Nemia, capitolo 8. Voglio leggerla velocemente e poi torniamo subito indietro per qualche minuto alla lettera agli Efesini, forse anche alla lettera di Giovanni. In Nemia, capitolo 8, la seconda parte del versetto 9 dice. E i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo, questo giorno è consacrato al Signore, al vostro Dio. Non fate cordoglio? e non ne piangete, poiché tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro andate, mangiate vivande grasse, e bevete vini dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno nulla di preparato per loro. Perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non vi rattristate perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti facevano fare silenzio a tutto il popolo dicendo tacete perché questo giorno è consacrato. Non vi rattristate. Potete continuare a leggere se volete. Che parola meravigliosa. Un giorno che il Signore ha fatto. Chi legge tutto il testo e conosce il contesto sa di cosa si tratta. Si era appena celebrata la festa dei tabernacoli. Il popolo era ritornato. Era un giorno speciale. Un giorno che Dio ha fatto un giorno in cui le promesse si adempivano, perché Dio aveva detto, dopo settant'anni vi farò ritornare. Il tempo era giunto. Loro ritornarono, ricostruirono sulle antiche fondamenta, ammaestrarono il popolo, e lodarono e glorificarono il Signore. Il tempo della nostra cattività babilonese è finito. Siamo ritornati. Abbiamo scavato il vecchio terreno. Abbiamo trovato le vecchie mura e le vecchie fondamenta. Si è ringraziato Dio per questo. Ed è scritto in 1 Corinzi capitolo 3. Probabilmente il versetto 10, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Cristo. Siamo così grati a Dio che tutte le cose che erano sepolte, che erano coperte da interpretazioni, che erano così coperte, sono state tolte e possiamo vedere la gloria di Dio nel volto di Cristo. Accettatelo dalla bocca del Signore affinché anche noi possiamo essere confortati, sollevati e incoraggiati da questa parola. State tranquilli, non piangete più. Questo giorno è consacrato al Signore. E quando penso a quante riunioni carismatiche cantano con tutte le loro forze questo coro, questo è il giorno, questo è il giorno. Credo che il fratello Schmidt se lo ricordi bene. Quando entrambi siamo andati a Düsseldorf e abbiamo ascoltato il presidente degli uomini d'affari del pieno Vangelo, Demos Shekarian, un vecchio amico del fratello Branham, e lì hanno cantato questo coro. E qualcuno lì ha avuto il coraggio di fare una profezia, dal secondo libro delle cronache, che cos'è il versetto 20? Ha profetizzato questo versetto. Credete nel Signore, il vostro Dio, e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Questa è la profezia che è stata portata lì. Una bella riunione carismatica. E potete immaginare come ci siamo sentiti entrambi lì. Si possono dire cose senza che si capisca di cosa si tratta. Possiamo essere un piccolo gregge scacciato che non ha trovato un luogo di riposo da nessuna parte. Perché possiamo riposare solo dove Dio può venire con noi nel riposo di Dio. E questo riposo è solo là dove Gli può rivelare la Sua parola. Ma in queste riunioni i pensieri si affacciano al cuore e alla mente. Lì si parla davvero in fretta e furia e si proclama al popolo, ascoltatemi, dice il Signore, ascoltatemi e sarete stabiliti, ascoltatemi e prospererete. E nessuno ascolta Dio e nessuno ascolta il profeta che Dio ha mandato. E il Presidente dice, possiamo provenire da chiese e fedi diverse, ma la fede nella Divina Trinità ci unisce. Allora potete immaginare cosa stava accadendo di nuovo in noi, cosa stava succedendo di nuovo in noi. Cari, non lo dico per criticare. Dio conosce il mio cuore. Lo dico soltanto per sottolineare la grazia che ci viene concessa, che noi rifiutati e disprezzati dalle persone che siamo qui e ascoltiamo le vere parole di Dio tramite la rivelazione dello Spirito credendole e vedendole rivelate nei nostri cuori. Lo abbiamo già detto questa mattina. Chiunque può ripetere qualsiasi versetto della Bibbia tutte le volte che vuole. Il Papa può dire, è la volontà di Dio che tutti siamo una cosa sola, poi dà la direzione e questa è l'unità. Ma quale unità? Certamente non l'unità di Dio. Probabilmente oggi dovrò mostrarvi un'altra parola di quale unità si tratta e cosa ne consegue. Ma qui siamo grati per questa parola. Allora tranquillizzarono tutto il popolo dicendo... State tranquilli perché è un giorno consacrato. Era un giorno consacrato al Signore Dio. Questo è ciò che dice il versetto 9. Questo giorno è consacrato al Signore, al vostro Dio. Un giorno in cui Dio ha fatto qualcosa in cui ha riportato il suo popolo e ha messo tutto in ordine. E poi dice, non fate cordoglio e non piangete, poiché tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. Voglio dire la stessa cosa a noi oggi. Questo è il giorno. Che il Signore ha fatto. Questo giorno è consacrato al Signore nostro Dio. Questo è il tempo che i profeti e gli apostoli hanno desiderato: per sperimentare, sentire e vedere ciò che noi sentiamo. È ciò che sperimentiamo. E quando il fratello Branham ha fatto la dichiarazione che se Dio gli avesse chiesto in quale tempo avrebbe scelto di vivere sulla terra, egli disse avrei scelto questo tempo in cui vivo. E ora anche lui è stato riportato a casa senza vedere la cosa finale. Oggi siamo ancora qui, non sappiamo fino a che punto sperimenteremo ancora tutto, ma una cosa è certa, dovremmo noi, dovrei io non sperimentare più il compimento? Una cosa è certa, tutti lo sperimenteranno, anche coloro che ci hanno preceduto, perché così è scritto, noi viventi che saremo rimasti non precederemo quelli che si sono addormentati, perché si risorgeranno per primi e allora noi viventi che saremo rimasti saremo mutati. Così Dio porterà la vicenda a una giusta conclusione. Non uno prima e non uno dopo sperimenterà il complimento. Tutti coloro che ci hanno preceduto devono aspettare fino a quando il tempo sarà giunto. E allora lo sperimenteremo insieme. Il nostro Dio è così fedele che non sarebbe così meraviglioso se alcuni stessero già gioiendo e noi dovessimo ancora sperimentare piaghe e molte prove qui. E si aspettano in paradiso finché non ci uniremo a loro e la perfezione avrà luogo. Ricevete questa parola nel vostro cuore. Questo è il giorno, il giorno che Dio ha fatto. Affinché possiamo ascoltare la parola di questo giorno, le promesse che Dio ha fatto per questo tempo. E con questo tutti i veri figli di Dio in tutte le epoche hanno sentito il loro collegamento con Dio e hanno saputo di essere guidati dallo Spirito di Dio, perché hanno conosciuto non solo ciò che Dio ha fatto nel tempo passato, ma anche ciò che Egli ha fatto nel loro tempo. Il fratello Rus ha letto di nuovo la meravigliosa parola in Efesini capitolo 3 l'ho ascoltata nella stanza accanto e ho detto a me stesso e al Signore è almeno necessario predicare un sermone quando viene letta una tale parola di Dio e non è un sermone che potrebbe durare 24 ore? Qui c'è tutto. Cosa manca al sermone? Tutto è incluso, un riassunto. Paolo era un uomo di Dio a cui era stata data la capacità di riassumere le cose in poche parole, di riassumere. E oggi, se volessimo trattare ogni singolo versetto e ciò che vi è espresso, potremmo parlare di ogni versetto per almeno un'ora e cercare e trovare i passi biblici corrispondenti. Che meraviglia! Quando dice nel versetto 2, Efesini capitolo 3, versetto 2, senza dubbio avete udito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Sì, mi sono chiesto chi gestisce la grazia di Dio. Avete udito della dispensazione della grazia di Dio? che mi è stata affidata per voi. Che grazia! Paolo lo sapeva, tutto è grazia e ancora grazia. Ogni rivelazione, ogni cosa che gli è stata concessa, tutto era grazia e niente era merito. E lui sapeva che in questa grazia di Dio che aveva sperimentato c'erano cose da amministrare per tutti coloro che erano stati graziati da Dio. E qui sta il segreto che Mosè aveva già espresso a Dio. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere le tue vie. Paolo aveva trovato grazia presso Dio. L'Onnipotente gli ha fatto conoscere le sue vie e le sue opere. Se abbiamo trovato grazia presso Dio, allora Dio ci fa conoscere le sue vie con la sua Chiesa oggi. Trovare grazia davanti a Dio significa camminare con Dio, ascoltare la sua parola, partecipare a ciò che Lui sta facendo ora. Non solo quello che Egli ha fatto cento o mille anni fa. Il versetto 3 dice come per rivelazione, amen, alleluia, per rivelazione. Non ai piedi di Gamaliele, ma ai piedi di Gesù Cristo. Come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Probabilmente si riferisce ai primi due capitoli. Questo è il capitolo 3. Qui dice di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Il versetto 4 dice, leggendole potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Questo non era nella sua testa, era la sua vita, era la sua vita. Per questo lui poteva dire in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Non solo insegnamento, era la sua vita. Leggendole potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Credo che possiamo dire lo stesso dei sermoni del fratello Branham, senza esagerare, senza sottovalutare, possiamo dire da ciò che Dio gli ha dato, possiamo vedere il legame interiore che lui aveva con Dio, dal quale la rivelazione gli è fluita e sapere che Dio gli ha parlato e che ha parlato attraverso di lui. Chi ha orecchi per udire, oda ciò che è stato detto. Il versetto 5 dice, questo mistero nelle altre epoche non fu fatto conoscere ai figli degli uomini nel modo che ora per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Qui abbiamo un altro versetto che dovrebbe essere letto da molti. Quanti sono quelli che semplicemente, quando si dice che Dio non cambia le sue vie, e che ha parlato ai nostri giorni attraverso un profeta, santo cielo allora allora fuggono e pensano che abbiamo una specie di russell che ha fondato i testimoni di geova o una ellen white che ha fondato gli avventisti del settimo giorno o un john smith che ha fondato i mormoni o un maometto di tali profeti non ne abbiamo bisogno si tratta di falsi profeti ma Dio ha sempre avuto dei messaggeri, uomini, profeti che lui ha chiamato. Ma lasciate che vi dica cosa fanno. Loro fanno un rapido riferimento a Ebrei capitolo 1, dove dice Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti molte volte e in molte maniere. E poi dicono, sì, questo è passato, questo è finito. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E poi mettono un punto. Ma dov'è che Dio mette un punto? Dove termina Dio? Dove si fermano gli uomini? Lì Dio inizia. Dove è terminato l'Antico Testamento è iniziato il nuovo, non è vero? Oh mio Dio, mi penetra nel profondo. Poi trovano anche Luca capitolo 16, versetto 16, al loro discapito. La legge e i profeti sono durati fino a Giovanni. Da quel tempo è annunciata la buona notizia del regno di Dio. E poi dicono: Eccolo, eccolo! Oh, ce l'abbiamo anche noi! Amen! Oh, eccolo! Con grande gioia lo abbiamo. Sì, Dio ha parlato attraverso tutti i profeti fino a Malachia. E poi la cosa ha iniziato a compiersi con Giovanni e poi con il nostro Signore. Ma il Signore stesso ha detto in Matteo capitolo 23: Io vi mando dei profeti e dei savi alcuni dei quali ucciderete e perseguiterete. Lo stesso Dio ha detto, ho posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti. Potete leggerlo. Atti degli Apostoli, capitolo 13. Nella Chiesa di Antiochia c'erano certi profeti e dottori. Ovunque, tutta la Bibbia ne è piena. Come dobbiamo leggere la parola di Dio? Attraverso la rivelazione, non con idee preconcette, apertamente davanti al volto di Dio. Solo così comprenderemo le vie di Dio con il suo popolo. E quando poi dice, ecco, io vi mando Elia il profeta, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Elia era un uomo che chiedeva una decisione al popolo di Dio al momento del sacrificio della sera. Anche qui bisogna leggere la Bibbia con molta attenzione. Dio diede tempo a tutto il popolo, ai 400 sacerdoti di Astarte, ai 450 sacerdoti di Baal e tutti avevano a disposizione l'intera giornata. Ma l'ora della sera era l'ora di Dio. L'ora del profeta era l'ora di Dio ed egli ricostruì l'altare del Signore e poi si mise all'opera. Se il Signore è Dio, allora servitelo. Se Baal è Dio, allora seguitelo e servitelo. Era giunta l'ora della decisione. Se Paolo parla qui del mistero di Dio, allora anche noi possiamo fare lo stesso oggi. Non solo un mistero, il mistero di Dio in Cristo ma in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza di Dio. Nella rivelazione di Gesù Cristo si trova tutto ciò che Dio ha da rivelarci. In lui tutto ci è stato dato. Non vogliamo entrare in ulteriori dettagli, ma un solo pensiero. Qui si legge nell'ultima parte del versetto 9, forse tutto il versetto 9, e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. In Dio il creatore di tutte le cose era nascosto, ma all'improvviso quando Dio si è rivelato anche questo mistero nascosto di Dio ha cominciato a dispiegarsi, a rivelarsi. E questa è la somma di tutto. Che ciò che Dio aveva progettato in se stesso prima della fondazione del mondo ha poi preso forma, iniziò a realizzarsi. E così vediamo il piano di salvezza del nostro Dio. Niente per la testa, ma tutto per il cuore. Perché Dio ha detto. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Che cosa ha detto il fratello Branham in un sermone? Satana prende la testa e inizia con argomenti di vario genere, come fece con Eva, e ci coinvolge in una conversazione. E vi dico che quando Satana viene da noi, non viene con una citazione del giornale o di una rivista, ma sempre con la parola di Dio. Anche lui si è sempre rivolto al Signore con la parola di Dio, ma fuori dal contesto. Voleva rovesciarlo, abbatterlo. Usava la parola per tentarlo. Satana fa lo stesso anche oggi. E possiamo sempre capire da questo se si tratta dello spirito di Dio e della vera ispirazione o se è il nemico che vuole usare la parola per distruggere e abbattere. Poi il versetto 11, oh, come suona meraviglioso. Conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato a effetto nel nostro Signore Cristo Gesù. Anche Paolo vede già una cosa compiuta, lo ha portato a compimento. Nessun dubbio. Non forse ci riuscirà, forse no ma che ha portato a compimento. E qui non posso fare a meno di pensare a Romani capitolo 8. Quelli che lui ha chiamato li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha santificati, sì, li ha resi conformi all'immagine del figlio suo. E poi Paolo conclude con le parole. Chi accuserà gli eletti di Dio? Io so chi li accuserà. È lì per questo scopo, cioè l'accusatore dei fratelli. L'ho già detto qui. Quando lui sarà cacciato, mi rallegrerò. E credo che tutti coloro che hanno vinto tramite la parola di Dio e tramite il sangue dell'agnello, quando questo viene cacciato, voglio astenermi dal nome che voglio dargli. Quando questo sarà cacciato, allora mi rallegrerò. Allora mi rallegrerò. A volte ci si chiede perché Dio lo permetta ancora. Ma Dio è un Dio buono e permette tutto e alla fine tutto deve servire a glorificarlo conforme al proponimento eterno che egli ha mandato a effetto nel nostro Signore Cristo Gesù. Amen. E continua nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio, con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Libero accesso. La cortina è stata squarciata. La via è libera. Non lasciate che nulla vi ostacoli. Satana ci proverà, con te, con me, con tutti noi. E può anche provarci in modo da ostacolarci l'un l'altro. Non glielo permettete. Ignorate tutto e fissate i vostri occhi sul Signore, il quale ha detto, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò a me tutti i figli di Dio dispersi. Vi ha attirati come lui fu innalzato, anche voi sarete innalzati un po' al di sopra delle cose di questo mondo e allora non inciamperete più, ma sarete in grado di camminare nella via del Signore. Ora Paolo dice qui, vi chiedo perciò, che non veniate meno nell'animo a causa delle tribolazioni che io patisco per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Non scoraggiarsi. A volte ci sono momenti della nostra vita in cui ci sentiamo completamente soli e non solo, in cui ci sentiamo abbandonati e incompresi. E non sappiamo davvero cosa fare. Se non l'avete ancora sperimentato, lo sperimenterete. In tanti anni di predicazione ho sentito persone dire, fratello Frank, hai detto già molti anni fa che chi non ha ancora sperimentato questo, lo sperimenterà ancora. Alcuni hanno detto che tutto va bene, si divertono e pensavano questo non sarebbe successo a me. Poi sono venuti e hanno detto a quel tempo avevi detto questo e quello, non volevo crederci, ma poi è successo. La sera corona il giorno. Siamo ancora tutti sulla Terra e ognuno deve affrontare le sue prove. Ma se sappiamo che Egli è diventato il nostro sommo sacerdote e che è entrato con il proprio sangue santo nel santuario divino e il sangue rimane sul seggio di grazia fino al compimento della Chiesa sposa, allora il sangue avrà compiuto la sua opera. E allora il trono di grazia diventerà il trono del giudizio. Allora il tempo della grazia sarà finito e Dio regolerà i conti. Qui abbiamo un'altra parola. Abbiamo parlato della vita e poi di un breve confronto con la morte. Qui nella lettera di Giovanni... Voi sapete che Giovanni era il discepolo prediletto di Gesù, così almeno si dice. La Bibbia dice che era il discepolo prediletto di Gesù, oppure c'è scritto che si è adagiato sul suo petto. Anche qui dobbiamo leggere con molta attenzione. A chi era particolarmente affezionato, non è vero? In qualche modo Giovanni gli era molto vicino. Bene, questo è bello, ne sono felice, ma anche noi possiamo essere vicini al Signore. E lui era un uomo che in qualche modo era particolarmente toccato dall'amore. Paolo ha scritto di doni, di ministeri, di molte cose. La considerazione principale di Giovanni era l'amore divino. E credo che fosse così impregnato di questo amore divino da viverlo, da scriverlo da predicarlo, da essere parte integrante di ciò che diceva e scriveva. C'era una parola qui che volevo leggere ed era prima epistola di Giovanni capitolo 5, prima epistola di Giovanni capitolo 5, versetto 13. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Si tratta di conoscere. Molti credono, ma non basta. Il suo Spirito rende testimonianza al nostro Spirito che siamo diventati figli di Dio. Affinché sappiate che avete la vita eterna. Al riguardo, dobbiamo ritornare al capitolo 1 e andare in primo Giovanni, capitolo 1. Sì, si deve leggere dal versetto 1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito. Quel che abbiamo visto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato, è che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo vista, ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Che cosera? Quella che era presso il Padre e che ci è stata manifestata. Dio si è manifestato in Cristo per noi. La vita, la vita eterna che era presso il Padre e ci è stata manifestata. E poi dice del nostro Signore, in lui era la vita. Qui dice che era presso il Padre e si è manifestata a noi. Giovanni scrive allo stesso modo, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Giovanni continua nel capitolo 1, versetto 3: Quello dico che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi. Ed ecco che arriva, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio Suo, Gesù Cristo. Che cosa significa? È un dialogo tra due persone? No. Qui ci viene soltanto mostrato che ciò che era in Dio si è manifestato in Cristo. E questo lo riconosciamo. E diciamo oggi pomeriggio, come abbiamo detto stamattina, che solo lì dove Dio si è incontrato con gli uomini, Lì, noi uomini possiamo incontrare Dio e c'è un solo luogo in cui Dio incontra l'umanità: in Gesù Cristo nostro Signore. Tutti coloro che seguono il Signore, coloro che credono, ricevono la vita eterna. Non ho potuto fare a meno di pensare al paragone con l'Anticristo e vi leggo qualcosa dal quarto suggello. anche la parola di Dio, la preziosa parola di Dio. L'anticristo ha iniziato in modo così bello. Ma poi nel quarto suggello si legge in Apocalisse capitolo 6, dal versetto 7 Apocalisse capitolo 6, dal versetto 7 quando l'agnello aprì il quarto sigillo Udi la voce della quarta creatura vivente che diceva Vieni, io vidi ed ecco un cavallo giallastro. Colui che lo cavalcava aveva il nome morte, e gli teneva dietro l'Ades. Fu loro dato potere sopra la quarta parte della terra di uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Mi interessa qui solo un pensiero. Gesù Cristo è venuto a darci la vita e a darcela in abbondanza. La vita divina, eterna. Tutti coloro che sono destinati al cielo lo seguono, che sono stati eletti prima della fondazione del mondo per essere conformi all'immagine di Gesù Cristo. L'anticristo ha un nome strano, l'opposto di ciò che è Cristo. Cristo è vita. E il nome dell'anticristo è morte. La morte e l'inferno lo seguono. Tutti coloro che scendono all'inferno seguono l'anticristo e muoiono della morte seconda, la morte spirituale. E tutti coloro che erano destinati alla vita eterna, ve lo leggo in modo che sappiate che è scritto. Atti degli Apostoli, capitolo 13. Dio si è ringraziato per la Sua eterna parola. Dio si è ringraziato per il libro degli Atti degli Apostoli. Dio si è ringraziato per tutte le epistole. Dio si è ringraziato per ogni santa parola. Per ogni santa parola sia lodato il Suo nome. Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 46, affinché sappiate che non inventiamo le cose, ma che sono realmente scritte. Qui dice, allora Paolo e Barnaba dissero loro francamente, era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili. Perché così ci ha ordinato il Signore dicendo, io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. I gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Amen. Amen. Questo è il consiglio di Dio. Qualcuno potrebbe chiedersi: "Sì, perché dicono se Dio conosce tutte le cose in anticipo?" Perché dobbiamo andare a predicare? Non pensate che anch'io preferirei rimanere qui in pace? Dobbiamo andare. È l'incarico divino. Ma qui si tratta di questo pensiero. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Gentili e giudei di tutti. Di popoli, lingue e nazioni di tutti i colori, chiunque essi siano. Dio ha infatti, come scritto già dai tempi di Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Non uno solo, ma tutti. E tutti significa tutti. E così il Signore avrà un bouquet glorioso di tutti i colori, lingue, nazioni, popoli, chiunque essi siano. Saranno in molti. E qui dice in modo meraviglioso, quando hanno udito questo e avete notato come è formulato qui, ma poiché la respingete, e non vi giudicate degni della vita eterna, di che cosa si trattava? La parola di Dio. E loro non volevano ascoltare la parola di Dio e quindi non potevano ricevere la vita eterna. E perciò il passaggio dai giudei ai gentili. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E il Signore conosce i suoi e i suoi lo conoscono. Egli si rivela loro e anche loro lo conoscono come colui che è. E il Signore è venuto a riscattare i suoi. Cosa c'è scritto in Giovanni capitolo 17? Tutti quelli che tu mi hai dato verranno a me e nessuno può venire a me se prima il Padre non lo attira. Non siamo venuti da noi stessi. C'era un'attrazione così forte, un'attrazione da parte di Dio. Non potevamo porre alcuna resistenza, siamo stati attirati. Cosa dice il cantico dei cantici? Attirami e io ti correrò dietro. Che meravigliosa parola di Dio. Tutto viene da Lui. Tutto è ordinato da Lui. E noi ci lasciamo inserire in questo ordine divino. Ditemi, non dovremmo essere grati per questo? che Dio l'abbia disposto in modo tale che noi in questi giorni abbiamo la piena chiarezza su tutto il piano di salvezza di Dio. Per quanto possiamo vedere in questo momento non ci sono problemi o enigmi da risolvere, forse nella nostra vita. Ma non per quanto riguarda Dio, la Sua parola e il suo piano. La Sua parola, sì. I misteri che sono stati nascosti fin dalla fondazione del mondo, Dio li ha rivelati. Credo che il fratello Branham avrebbe potuto usare le stesse parole usate da Paolo. A me che sono il minimo fra tutti, è stato rivelato il mistero di Dio, che dall'eternità è stato nascosto agli uomini. E poiché ci siamo lasciati sintonizzare da Dio in questa direzione, non nella direzione di Branham, questo voglio sottolinearlo con forza nella direzione di Dio, come Dio ha sintonizzato lui. Così ci siamo lasciati conformare alla parola rivelata di Dio. E per questo siamo riconoscenti a Dio. E così abbiamo compreso anche questa parola che Paolo scrive ai Corinzi. Chi è Paolo? Chi è Apollo? Chi siamo noi? Chi è stato crocifisso? E poi lui arriva al punto e dice, io ho piantato, Apollo ha innaffiato e Dio ha fatto crescere. Oggi diciamo la stessa cosa. Cosa dice il profeta Isaia che dà il seme al seminatore? Chi ci ha dato il seme di Dio perché noi potessimo seminare? Dio l'ha dato. Il seme divino l'ha ricevuto ed è spuntato. E tutti coloro che sono destinati alla vita eterna lo ricevono. Ma anche l'altro porta il suo raccolto. E tutti coloro che sono destinati a scendere con lui formano il suo seguito. E vi dico che il suo seguito è piuttosto numeroso. Non possiamo farci niente. Siamo felici di poter appartenere al piccolo gregge di cui è scritto, è piaciuto al Padre dare il regno al piccolo gregge. Meglio essere con pochi nella gloria che con molti laggiù, credetemi. E poi siamo di nuovo confortati e non ci preoccupiamo affatto. Ma desideriamo con tutto il cuore che molti altri vengano strappati a questo arcinemico, che non appartengono a quel luogo, che Dio ce lo conceda. Sapete com'è? A volte le masse vengono trascinate senza che lo vogliano. Lo abbiamo sperimentato nel Terzo Reich. Quanti hanno partecipato che poi hanno pensato, santo cielo! Che cosa abbiamo fatto? Non hanno avuto il tempo di pensare. Che Dio dia ad alcuni ancora in tempo un po' di tempo per riconsiderare quello che fanno, dove vanno, qual è il loro obiettivo. E quando il Signore è benevolo con noi e vuole usarci per questo, allora siamo pronti a presentare questa meravigliosa offerta di grazia del nostro Dio al mondo intero. Vorrei che si realizzasse. Che Dio ci benedica tutti. Questo è il giorno. Questa è l'ora. Questo è il tempo che il Signore ha fatto che ha fatto per noi, per voi e per me. Sia lodato il suo santo nome. Amen. 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 Ancora una volta vogliamo sottolineare quello che abbiamo letto oggi. Ciò che era nascosto in Dio, il creatore, dall'eternità, ma che era stato concepito da lui come un piano, giunge al suo compimento. E alla sua realizzazione attraverso Gesù Cristo con la Chiesa. E per la grazia di Dio il Signore ha rivelato ogni cosa, ha aperto i suggelli, ha fatto conoscere i misteri. Siamo grati a Dio per il Suo servitore profeta che ha mandato. E lui ha detto, chi riceve un profeta che io mando nel mio nome, riceve me. Il Signore ha detto questo anche dopo tutti i profeti dell'Antico Testamento, dopo che il ministero di Giovanni Battista era terminato da tempo. Amen. 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 Chi riceve il profeta che io mando riceverà la ricompensa del profeta. Amen. Tutti noi la riceviamo perché abbiamo ricevuto il profeta di Dio. E con ciò abbiamo ricevuto Dio, perché Dio ha mandato il suo profeta con la sua parola. Tramite questo abbiamo ricevuto il Signore. Che cosa ha detto Gesù? Chi riceve voi riceve me. Chi ascolta voi ascolta me. Così è scritto e così è ancora oggi. E il Signore ha detto, se hanno ascoltato la mia parola ascolteranno anche la vostra. Amen. Dio si è ringraziato. Siamo sempre attenti a ogni parola di Dio che è scritta. Vogliamo che lo Spirito di Dio operi liberamente come vuole. Non vogliamo soffocarlo, ma dare a Dio la possibilità di aggiungere qualcosa a ciò che è già stato detto. Siamo sempre pronti a farlo. Ma di solito accade che la volontà di Dio e i misteri di Dio siano veramente rivelati attraverso la parola in un modo che non può essere reso più chiaro. Ecco, è lo Spirito di Dio, ma c'è un passo della scrittura che dice che possiamo cantare a Dio con salmi, con canti, per entrare nell'adorazione, nella lode. Può essere in tutte le lingue in lingue antiche e nuove, come Dio le dà, in armonia con lo Spirito. Sono così grato al Signore. Amen. Fratello Coffer, amen. Amen. Se l'aveste detto tutti insieme sarebbe stato più bello. Ma anche se non lo diciamo tutti, credo che siamo tutti riconoscenti, riconoscenti per la fedeltà di Dio riconoscenti per la sua parola. È diventata una parola aperta, rivelata, vivente. E nel momento in cui questa parola ci colpisce con la stessa ispirazione con cui l'hanno ricevute i profeti e gli apostoli, allora viene la dinamica nella meccanica. E allora non so più cos'altro accadrà. Dio Onnipotente, tu hai ascoltato questa richiesta. E io prego molto consapevolmente per la nostra sorella. In primo luogo che sia guarita nello spirito. In secondo luogo che sia guarita nell'anima. In terzo luogo, che sia guarita nel corpo. E Dio onnipotente, che conosci tutti i cuori, tutti i pensieri, sono manifesti davanti a te. Tu sai cosa intendo dire. Concedi la guarigione nello spirito, nell'anima e nel corpo. Posso promettere alla sorella? che quando sarà guarita nello spirito e nell'anima, non avrà più alcun problema fisico. Il bisogno è nell'anima e il problema è nello spirito. Allora il corpo sarà sano. Signore Dio Onnipotente, ti prego con tutto il cuore di togliere dal tuo popolo tutti gli spiriti pi e di darci un solo spirito, lo Spirito Santo. Possiamo fare a meno di tutti gli altri spiriti. Ci fanno solo impazzire. Mio Dio, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, noi reclamiamo la moltitudine acquistata col sangue, che ogni spirito si riparta tramite la potenza di Dio, tramite l'autorità della parola, tramite la potenza del nome di Gesù Cristo. Prendi possesso di tutti noi con il tuo spirito. Allora tutto andrà bene. Signore mio Dio, ti prego, ascoltaci. E ti ringrazio di averci ascoltato. E ora ti chiedo un'altra cosa. Che nessuno dica una parola sulla natura di questa preghiera o su ciò che è stato espresso in essa, ma che rifletta su di essa e si esamini davanti al volto di Dio per vedere se siamo veramente guidati dallo Spirito di Dio come a volte pensiamo o se altri spiriti ci stanno conducendo per il naso, e questo nel modo più pio. Signore, come abbiamo pregato insieme, fa che tutti i pii, tutti i religiosi, tutti gli spiriti, se ne vadano. Il tuo spirito, o oh Dio, regni in mezzo a noi. Che il tuo spirito venga sul tuo popolo l'unzione santa per vivificare la parola santa e diventi la potenza di Dio. Signore, ora è stato detto, aiutami e aiutaci tutti a discernere sempre, a non cercare più i difetti nelle persone, ma a esaminare noi stessi e a credere e allora tu farai tutto bene Dio fedele il mio cuore è toccato nel ringraziarti per ringraziarti del grande privilegio di aver ascoltato la tua parola dalla tua bocca santa in questa generazione appena rivelata dal trono. Oh Dio, chi siamo noi e cosa siamo? Siamo ciò che tu hai fatto di noi, figli e figlie di Dio. Ti ringraziamo per la tua presenza. Ti ringraziamo per la tua dolce presenza, Signore. Tuttavia, preghiamo per tutti coloro che hanno domande senza risposta, che hanno decisioni da prendere. Amato Signore, vogliamo avere una vera compassione, non per provare pietà, ma per avere compassione, compassione interiore divina che ci unisce così tanto l'uno all'altro che il problema del fratello o della sorella sarebbe il nostro stesso problema. Oh Dio, uniscici in questo modo, con questo legame di amore divino, così saldo, così profondo, perché è il legame della perfezione. Dio fedele, chi vuole raggiungere la perfezione in Cristo, deve lasciarsi abbracciare da questo vincolo di perfezione, dal vincolo dell'amore divino, per essere saldamente legato come un solo cuore e una sola anima, un solo corpo, un solo spirito, una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo. Oh mio Signore, grazie ancora per ogni cosa. Ti chiediamo anche la tua benedizione per tutta l'Europa, per tutto il mondo, specialmente per l'Europa dell'Est. Oh Signore, amato Salvatore, tu hai amato tutti, di tutti i popoli, lingue e nazioni, che hai destinato a vedere la tua gloria. E noi ti chiediamo di aprirci le porte, di farci sapere, oh Signore, quando e dove vuoi servirti di noi. Benedici in Francia tutti coloro che hanno ascoltato la tua parola. Benedici in Belgio tutti coloro che hanno ascoltato la tua parola. Benedici ovunque. Benedici in Polonia, in Cecoslovacchia, in Romania, in Russia, fino alla Bulgaria. Oh Dio, benedici ovunque. Amato Signore, preghiamo anche per la Cina, preghiamo per tutti i popoli, per tutte le lingue. Concedi una svolta, concedi una svolta con la violenza di Dio. Siamo a tua disposizione. Se non trovi altri, eccoci qui, Signore. Prendici... E usaci per la gloria del tuo santo nome. Amen.